Salve amici, questo è il secondo video sul tema severiniano. Ne ho postato uno qualche giorno fa, sia su YouTube che su Facebook, e devo dire che ho ottenuto meno riscontro di quanto mi aspettassi, anche perché è un discorso avviato già da parecchi anni con diverse persone. Ci sono stati dibattiti e io ho portato il mio argomento forte, ma i protagonisti di quella controversia filosofica non si sono fatti sentire. La cosa mi ha un po' reso perplesso, dico, beh, insomma, o sono crollati, sono crollati di fronte a questo argomento, oppure non so cosa dire, insomma, la relazione c'è, non è che non possono snobbarmi dal momento che ogni volta che ho prodotto qualcosa di scritto, lo hanno pubblicato, lo hanno criticato, eccetera. Adesso mi sono rivolto a questo canale visivo dove è più facile esprimere in modo più incisivo la mia posizione e di fronte forse a una cogenza, si sono arresi, non so cosa pensare. Comunque, ho riscontrato un problema di carattere, cioè nell'ambito della filosofia. La filosofia spinta, quella filosofia particolarmente spinta verso la teoresi, e quella di Severino lo è, la quale riduce ogni cosa, anche l'esperienza più vivida, a rappresentazione, a idealizzazione, a astrazione. Quindi io ho fatto questo argomento, no? Per chi voglia sapere i fondamenti della filosofia di Severino, rimando al video precedente, cioè la successione degli eterni. Ogni cosa è eterna, in quanto non può essere altro da sé. No? Se questo è un accendino, un eterno, non può diventare altro da sé. E questo è uguale, è identico a se stesso, non può essere altro. Se essere altro potrebbe significare, in primo luogo, che diventa niente di se stesso, no? Il divenire nientifica l'essere. Questa è una posizione controversa antica nell'ambito della filosofia. O l'accendino, non perché fumi, io non fumo, e per accendere gli incensi. E dunque, su questa base, ogni evento che si dona all'esperienza, che si dona all'apparire, secondo la terminologia di Severino, deve necessariamente restare identico a se stesso. Se mutasse vorrebbe dire che è diventato qualcos'altro, quindi ha contraddetto il suo essere se stesso. Una cosa, dunque, deve permanere eternamente identica a se stessa. Io ho proposto nel video scorso questo argomento, no? Dal punto di vista severiniano, c'è un eterno in attesa di mostrarsi all'apparire. Qui non c'è ancora la fiamma. La fiamma esiste già, parlo della teoria di Severino. La fiamma esiste già, ma non si è ancora data all'apparire. Ora, eccola, è apparsa e ora si è sottratta all'apparire. Fin questo punto tutto è teorein, significa vedere in un'altra dimensione, la dimensione del pensiero, contemplare. Fino a questo punto l'esperienza può essere portata nell'ambito della teoria o della teoresi, per dire meglio. Cioè di un'analisi logica su rappresentazioni. Ma ho fatto quest'altro esempio. Questo eterno non si è ancora dato all'apparire. Ora sì. Io lo sto esperendo, lo esperisco con la vista. Se lo esperisco anche col sentire, ben più incisivo, brucia. Secondo la teoria di Severino, quel mio stare esperendo il bruciore del fuoco, quella ustione, microustione, dovrebbe essere eterno. Si è sottratto all'apparire, ma non si è annientato, nullificato, eternamente sta in un ambito di non apparimento sullo stesso piano in cui io l'ho esperito poco fa.
resta comunque un eterno, un non annientabile. Ecco, qui c'è un problema serio. I severiniani, per far tornare i conti, devono convincersi che ciò che non stanno esperendo lo stanno, è ancora esperito. E non solo, è esperito da me stesso. Io lo esperisco. Quindi la fiamma, l'ustione e me stesso si sono dati in un unico apparire. C'è stato esperire, io lo sto esperendo, lo sto esperendo. Ora non lo esperisco più, non brucia più. E dovrei convincermi che vi è una dimensione dove questo stare esperendo il bruciore della fiamma e la fiamma stessa, e la visione della fiamma, sta eternamente manifestandosi. Oibò, non mi riesce. Ma non riesce neanche a loro. Devono convincersi che ora esperisco, ora non esperisco più, ma sto ancora esperendo. Dunque, si devono convincere che l'essere dello stare esperendo è uguale al non essere più dello stare esperendo. Perché comunque su un altro piano è nascosto dell'essere, questo stare esperendo è costantemente, eternamente identico a se stesso. E dico io, ragazzi, ma come si fa a convincersi di una cosa di questo genere? Io ci provo, ma non mi riesce. Io non lo sto più esperendo. Non c'è più un io esperisco la fiamma. Non c'è più. E dunque? Qualcun altro invece dice, no, bisogna studiare, bisogna concentrarsi, bisogna analizzare, eccetera, perché veramente questo stare esperendo è eterno. Ma dove? Come? Cosa? Perché mi volete convincere che essere è uguale a non essere? Questa è la contraddizione. Essere uguale a non essere è il cuore della contraddizione che Severino invocava come il principio incrollabile. Principium firmissimum. Bebaiotate arche, lo diceva in tutte le lingue, no? Il principio di non contraddizione, che a conferma del principio di identità. Una cosa è uguale a se stessa, in eterno. Non può essere annientata, non è soggetto a annientamento. Spiegate, come si fa a convincersene? E questo è il punto debole, il talone d'Achille. Adesso io non so, cercheranno in qualche modo di controargomentare, ma saranno di nuovo su un piano teoretico, astrattissimo, dove dovranno di nuovo convincersi che anche se non lo stanno esperendo, in realtà è esperito in eterno, dovranno convincersi che essere è uguale a niente. L'essere dello stare esperendo è uguale al non essere dello stare esperendo. E mi lasciano speechless, senza parole. È un discorso sereno, un discorso filosofico, di confronto, aspetto le repliche, spero civili, a volte diventano aggressivi, come chi perde il proprio costrutto di senso, diventa aggressivo. E manteniamo il rispetto, vogliamoci bene, diamo argomenti, e non so cos'altro dire. Un saluto, un caro saluto a tutti, alla prossima. Qui Franco Bertossa, su YouTube.